l'hanno chiamata ormai la primavera di Locri. È stato un trionfo e non si è spento ancora l'eco di quella che è stata la manifestazione contro tutte le mafie, dall''Ndrangheta sino alla Camorra. E i risultati si vedono subito. I procuratori Gatteri e il procuratore della DDA di Catanzaro, Federico Derò, ha detto: il vento è cambiato, non ci sentiamo più soli. È una nota veramente di speranza. Ma noi vi vogliamo raccontare oggi una storia straordinaria di fermezza, di coraggio, di imprenditoria davvero all'altezza dei tempi. E questa storia comincia qualche tempo fa, quando la Camorra brucia un'azienda intestata ad Antonio Picaccia e al suo, diciamo, socio Franco Beneduccio. È l'azienda Crespin che va a fuoco in una notte, una fabbrica che produceva detergenti. I sacrifici di una vita vanno in fumo per opera di queste autentiche canaglie che prosperano sul nostro territorio. Ebbene, la Crespin è risorta grazie all'opera paziente di Antonio Picaccia, che noi abbiamo in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, prima di cominciare, come dire, l'intervista, io voglio farle a nome di tutta la redazione, del regista, dell'addetto e via dicendo, voglio farle i complimenti e congratularmi per lei per l'esempio che ha dato. Ecco, ci racconti che cosa è successo in Allora, quel innanzitutto vi voglio momento. ringraziare io per l'opportunità di parlare. Dica. Grazie per le belle parole, ma io credo di aver fatto semplicemente il mio dovere. Sono un Senta. cittadino qualsiasi che nel 2007 ha incrociato la Camorra, dei criminali che si sono presentati per un posto di lavoro. Il criminale più pericoloso era un dipendente del comune, dell'ufficio tecnico, che chiedeva un posto di lavoro per il fratello del posto. E da lì è cominciata la nostra resistenza. Noi abbiamo denunciato due tentate estorsioni, abbiamo denunciato dello scarico di percolato davanti all'azienda. Abbiamo insieme all'Ibera, insieme al Comitato Don Peppe Diana, insieme al Consorzio MCO, alle cooperative sociali che stanno sui beni confiscati in terra di Don Peppe Diana, nella nostra campagna Felix, un percorso di presentazione della nostra rete, una rete di economia sociale antidoto all'economia criminale. E Senta, questo purtroppo. signor Antonio, mi scusi Sì. se la interrompo. Lei praticamente ha cominciato, ha detto benissimo, questa resistenza contro questi mangoldi, contro questi delinquenti. Perfetto. È andato avanti, ha detto anche chi l'ha aiutato, ma io le faccio subito una domanda. Ma è vero che si è visto tutto da solo, nessuno le ha dato la mano, le istituzioni non le sono venute incontro. È vero che lei aveva chiesto non so, alla prefettura di Caserta che si intervenisse perché le fosse concesso quel contributo anti-racket di cui tanto si parla.
e che nemmeno le banche le hanno dato una mano. È così. Ma diciamo che non è proprio così. Ossia, noi da soli non siamo mai stati, abbiamo avuto la scorta civica di tante persone per bene. Le istituzioni in quanto Stato ci sono state e ci sono, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, la procura, la DDA, la DIA, il tribunale, Confindustria e anche le banche ci sono state vicino. È vero pure che bisogna anche distinguere i momenti, il 2007 e il 2015. È vero pure che oggi noi abbiamo ricostruito la nostra azienda con le nostre forze, con l'aiuto delle persone, dei nostri collaboratori, diciamo di questa rete che si è messa in piedi. È questo che io volevo dire. Senta un'altra cosa. Proprio nel giorno in cui si è, come dire, celebrata ad iniziativa di Libera la grande manifestazione di Locri, voi avete, come dire, inaugurato il nuovo stabilimento Crepin. È così? Sì, assolutamente sì. Noi ecco, e avete scritto con grande senso anche, vorrei dire, di messaggio al pubblico. Qui la camorra ha perso, ha vinto il lavoro. È vero? Assolutamente sì, perché è la verità, perché è proprio così. Perché degli imprenditori, dei cittadini, dei collaboratori, delle persone anche non coinvolte direttamente, sono venuti scout, sono venute ragazze da Bologna, sono venute da Vicenza, sono venuti amici da tutta Italia a portare un contributo, chi ha aiutato in una maniera, chi in un'altra, ma tutti si sono sentiti partecipi di questo obiettivo che era la riapertura, perché quando il 25 luglio era di sabato e davanti le ceneri della parte dell'azienda distrutta, centinaia, migliaia di ragazzi, di cittadini hanno gridato: non avete bruciato la Crepin, avete bruciato casa nostra. Noi avevamo preso un impegno, la faremo più bella di prima. Promesso a mantenere. Signor Antonio, ho letto da qualche parte che praticamente lei, di fronte alle ceneri della sua azienda bruciata dalla camorra, mantenne un atteggiamento di grande fermezza, di grande coraggio. Non pianse. Invece ha pianto quando c'è stata l'inaugurazione del nuovo stabilimento, lo stabilimento risorto a Carino. È così. È così perché non c'è funerale senza riso e non c'è matrimonio senza pianto. Noi abbiamo riso ed era un riso amaro quello lì dell'incendio, ma era anche un modo per farci coraggio. Le lacrime sono state lacrime di gioia, lacrime di commozione perché 500-600 persone, il nostro presidente Gianluigi Trezzino, Sandro Ruotolo, gli amici della FAI, gli amici di Libera, stavano lì. Le scuole da noi, come potevi non commuoverti davanti a un movimento popolare? Bene, senta un'altra cosa, quante persone lavorano adesso alla Crepin? 35 unità. Perfetto, è vero che lei ha in mente, come dire, la proiezione su altri mercati, ma per altro settore, e che ha stabilito già rapporti con l'Università di Salerno, con ditte del nord e via di seguito. Ci vuole spiegare in breve che cosa si ripromette di fare? Ma innanzitutto la collaborazione con l'Università di Salerno, con il professor Proto, ci ha permesso di avere dei risultati straordinari per delle ricerche che abbiamo messo a punto per arrivare a un brevetto e un altro addirittura ad arrivo. Con altri amici con i quali collaboriamo già da anni invece abbiamo il progetto di una delocalizzazione al contrario,
praticamente Pierluigi Orio, che è di Desenzano e che ha delle attività in Irlanda e in Croazia, porterà da noi questa produzione. Quindi siamo felici di avere nel nostro complesso industriale persone capaci, persone che verranno a portarci anche altre esperienze. Lui con la sua azienda, con suo padre, sono 50 anni che fanno impresa e che possono sicuramente arricchire noi e portare giovamento al nostro territorio. Bene, senta, l'ultima cosa, e diciamo chiudiamo in bellezza, nel senso che diciamo ai nostri telespettatori che lei fa parte praticamente della giunta della Confindustria di Caserta ed è il responsabile della legalità, è così? Sì, il presidente Traettino ha voluto onorarmi di questo incarico e della sua fiducia che io ho accettato con grande onore e spero anche con responsabilità per portare il mio piccolo contributo affinché ci sia sempre più commistione sul territorio tra l'impresa e il sociale. Bene, le auguriamo ogni bene e feconda attività. Grazie, grazie per questa testimonianza. Buon lavoro.